Ciao a tutti, ragazze e ragazzi, buonasera o buongiorno. Non so dove siete, non so che ore siano, ma è una nuova giornata, è una nuova puntata nella quale vi presento DJI Mavic Mini. Anno 2019. Questo sarà l'unboxing che vi andrò a fare oggi, anche se non è uno dei prodotti più recenti, ma ovviamente è un test, quindi devo sapere da voi se vi piacerà questa presentazione, ovviamente. Perché un drone? Perché un drone, come qualsiasi dispositivo che possa creare foto o video, per me è sempre una bella attrezzatura e un bel equipaggiamento da avere, perché ovviamente sono quei dispositivi multimediali che ti danno una mano nel crearti una bella galleria, ok, di quello che può essere la tua vita, sia lavorativa, sia una giornata fuori con la famiglia, con gli amici, con la ragazza, con tutto quello che vi pare. Una macchina fotografica o un drone possono darvi almeno un ricordo. Ovviamente i droni sono una cosa un po' più innovativa rispetto a una macchina fotografica oppure a una videocamera. Perché? Perché il loro vantaggio è quello di volare in alto e riprendervi dal cielo, ovviamente. Quindi potete fare ogni tipo di situazione un po' diversa rispetto al solito. Ovviamente questa qui è una versione abbastanza tranquilla come drone, questo è uno dei più leggeri che c'è. Ovviamente poi i droni si vanno a differenziare in varie tipologie, da quelli che riescono ad aiutare l'ingegneria, ai campi dell'agricoltura, a ogni tipo di situazione. Ma soffermiamoci un po' su quello che sono le caratteristiche di questo drone, quindi Mavic Mini anno 2019, ovviamente, ragazzi. Ricordatevi che è importante acquisire tanti materiali digitali, perché almeno vi ricorderete tutto nella vostra vita. Allora, andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa scatola. Allora, sempre molto precisi. Allora, abbiamo tirato fuori quasi tutto. Manca l'ultima parte. Quindi ovviamente andiamo a vedere che c'è un caricatore, ok, caricatore USB, un pacchetto combo, ok, dove all'interno troviamo la bellezza di non una, non due, ma ben tre batterie. Qui andiamo a trovare i copri elica. Ovviamente i copri elica, lo dice la parola stessa, ragazzi, proteggeranno il vostro drone. E ovviamente questa sembra una struttura perfetta per un copri elica, quindi immagino che sarà protettissimo da ogni eventuale urto. E ora andiamo al pezzo forte, ovviamente. Vediamo. Tac. Che cosa abbiamo qui di bello? Ok, qui abbiamo un caricatore per le nostre tre batterie, quindi molto utile, ok? In un solo colpo si ricaricano tutte e tre. Attenzione, attenzione, eccolo. Il signorino Mavic Mini. Ok, come vedete nel palmo di una mano, ok, poi ovviamente dipende dalla grandezza della mano, ma vi posso assicurare che non sono un gigante, ok, quindi è veramente piccolo, è veramente molto carino. Come vedete non è stato aperto prima il pacco, ho voluto aprirlo direttamente con voi e devo dire che ho anche paura di toccarlo. Gli ultimi due pacchettini, che immagino il joystick, quindi il controller per telecomandare il drone, guardate, molto carino, pratico, bel design, semplice e sembrerebbe anche così a primo impatto molto ergonomico. Wow. Devo dire che ovviamente già in video chi ha l'ultima versione, ma già questa per un beginner o principiante come me, devo dire che sarà veramente il massimo. E poi ovviamente l'ultima scatolina, le eliche di riserva, molto importanti, ok, quindi abbiamo un po' di eliche di riserva, benissimo, ok, quindi hanno pensato proprio a tutto in questo bundle o kit combo. E ora andiamo a vedere quello che sono un po' le caratteristiche di questa fantastica bellezza minimalistica. Allora, il suo peso è 249 grammi, quindi è uno dei più leggeri della sua categoria, veramente definito ultra leggero. Il materiale è policarbonato. Una volta che avete aperto infatti le eliche davanti, girato le eliche dietro per aprirle, noterete un cambio delle dimensioni. Primo caso, quindi nella parte del chiuso abbiamo un 14 cm per 8.1 x 5.7, mentre nel secondo caso, quindi questo,
con il DJI Mavic Mini aperto, siamo a delle dimensioni che sono con 24.5 x 28.9 x 5.5. troviamo la videocamera frontale, che è una videocamera da 12 megapixel, arriva a un'altezza di 3000 metri da sopra il livello del mare, ha una batteria che lo fa durare un'autonomia circa di 30 minuti, ok, senza condizioni avverse meteo. È un'ottima macchina per un principiante, ripeto, anche come possa essere io, e ovviamente consiglio a tutti di partire in modo molto tranquillo per non perdere subito il controllo del mezzo. Ha un sistema gimbal a tre assi motorizzato, può creare video a 27K, ok, o a Full HD, quindi da 1080 a 1920, scatta anche delle ottime foto. Ha due sistemi di navigazione e di controllo GPS, quindi che sono GPS classico ovviamente e il sistema di GLONASS. Sono tutti e due sistemi di navigazione militare, uno americano e il secondo, quindi il GLONASS, russo. E ci sarebbe anche una parentesi da fare su questo, perché è una cosa che sembra nuova, ma in realtà il sistema GLONASS era un sistema già utilizzato prima della Seconda Guerra Mondiale, comunque sia, e oggi è tornato in ampio utilizzo. Direi che sia tutto qua, ragazzi. Spero che vi sia piaciuta questa presentazione, e se vorrete vedere altri unboxing, fatemelo sapere tranquillamente. Vi aspetto!